È passato un bel po' di tempo da quando le prime foto spia della nuova Hunter 350 sono apparse sul web, ma adesso è Royal Enfield stessa a svelare la nuova moto su Instagram proprio poche ore fa. Allora, cosa si sa della nuova Hunter 350? La moto prenderà in prestito la maggior parte dei componenti dalla Meteor, come il motore, telaio, sospensioni e impianto frenante. Tuttavia, come potete ben vedere, ha un design e stile unico nella linea 350 di Royal Enfield, posizionandola come una roadster urbana dallo spirito classico. Sarà offerta in due varianti, la Hunter Retro e Metro, e a differenziarle saranno le colorazioni ma anche l'equipaggiamento di serie. Dove la versione retro si rivolge ad un pubblico con budget limitato, la Metro è per le persone che desiderano quel tocco più lussuoso e funzionalità avanzate. A parte il serbatoio dal profilo affilato e rientranze dedicate ad accogliere comodamente le ginocchia, la nuova Hunter presenta una bella grafica sportiva e giovanile, una sella in un unico pezzo e scarico compatto. La posizione di guida quindi dovrebbe essere più dinamica rispetto a quella offerta sia dalla Classic che Meteor. Ma la Hunter è più corta di 85 mm in lunghezza e ha 30 mm di passo in meno rispetto alla Meteor, oltre ad avere un'altezza della sella di 800 mm e una capacità del serbatoio da 13 litri. La Hunter Retro Entry Level avrà di serie le ruote a raggi, ABS a doppio canale, un quadro strumenti piuttosto base e ruote da 17 pollici, con pneumatici 180 all'anteriore e 120-80 al posteriore, mentre la Metro è equipaggiata con le ruote della stessa misura ma pneumatici più grossi, da 110-70 all'anteriore e 140-70 al posteriore. Inoltre la Retro peserà 177 kg rispetto ai 181 della Metro e non sarà dotata del cavalletto centrale. I cerchi in lega della Metro me la fanno preferire personalmente, oltre ad avere fari full LED rispetto a lampade convenzionali della Retro e quattro strumenti con tripper navigation incluso. Però questo, ragazzi, è ancora da confermare. Ma con questo mi devo fermare qui, non posso svelarvi altro per il momento. Ma restate sintonizzati che tra pochi giorni arriveranno tutti i dettagli ufficiali da Royal Enfield stessa, insieme a tutte le caratteristiche tecniche. Quindi per restare più aggiornato possibile iscriviti a questo canale e clicca sulla campanella. Inoltre mi puoi trovare anche su Instagram agm.moto. Alla prossima, ciao belle!